Prego mister, eccoci qua. Buonasera. Buonasera, insomma mister, è una vittoria importantissima, servivano i tre punti al di là del fatto insomma di qualche errore, ci può sempre stare durante la partita, si possono sempre subire gol, però dopo la vittoria sul Foggia era fondamentale la continuità. Sì, è arrivata la vittoria e come dicevo poc'anzi è fondamentale in queste ultime sei partite che adesso mancano, quella di oggi era la settima, dare continuità ai risultati. È normale che la vittoria ti dà fiducia, ti dà coraggio e ti dà soprattutto punti, capito? Però in questo momento della stagione dobbiamo soprattutto entrare in questi benedetti playoff e arrivarci nella miglior condizione possibile, quindi anche sotto l'aspetto fisico e mentale migliore. Quindi dare continuità ai risultati sarebbe la cosa migliore. Poi se arriva la vittoria come oggi, come domenica scorsa, ancora meglio. Ecco, mister, parliamo un po' della partita. Inizialmente è una partita anche un po' noiosa da tutte e due le parti, sembravano due squadre che avessero poca brillantezza, non sappiamo se insomma il turno infrasettimanale può incidere, anzi sicuramente inciderà. Quali sono state le difficoltà che ha incontrato l'Avellino nella prima frazione di gara soprattutto? Beh, il Giuliano è una squadra collaudata, una squadra ben organizzata, messa in campo, difficile da affrontare, ha messo in difficoltà parecchie squadre, quindi pochi spazi. E quindi la manovra un po' lenta in alcune circostanze, però una volta andati in vantaggio non abbiamo avuto, come dire, la forza e la bravura di conservarlo, perché la cosa più difficile in quel momento era andare in vantaggio. Una volta fatto potevamo gestirla meglio, poi i rigori li ha rimessi in carreggiata e quindi poi al secondo tempo, soprattutto con l'uomo in meno loro e spazi più ampi, siamo riusciti ad esprimerci meglio, ecco. Però è una squadra, ripeto, che non è che lascia molte occasioni, anzi spesso è pericolosa. Oggi siamo stati bravi in parte a non concederne tante, un po' meno bravi perché in due occasioni che sono arrivate hanno fatto due gol, quindi è un po' una costante questa che ci sta penalizzando, però dobbiamo essere bravi anche a migliorare questo aspetto perché ultimamente siamo un po' meno precisi, ecco. Ecco mister, è chiaro che c'è abbondanza e quando c'è l'abbondanza è sempre una cosa positiva, però un po' sulle scelte, Russo e Benedetti assenti dall'11 titolare, se c'era qualche motivo in particolare, se avevano avuto qualche problemino fisico? Sì, qualche motivo c'era, quindi una non perfetta condizione soprattutto di Benedetti. Russo comunque era a disposizione al 100% e quindi è stato utilizzato poi a partita in corso. Benedetti insomma abbiamo preferito per non utilizzarlo, se a meno che non c'era una necessità imminente, insomma, ecco. Un'ottima prova anche da parte di Totò Di Gaudio, che ha procurato l'espulsione di Zullo con due ammonizioni praticamente identiche, insomma, un passo completamente diverso. E a proposito di Di Gaudio e del pacchetto offensivo, il 4-2-3-1 anche con un uomo in più e l'ingresso di Trotta, insomma, sono stati poi alla fine devastanti per l'economia del risultato. Sì, abbiamo coperto il campo, abbiamo cercato di sfruttare in quel momento anche gli uomini che avevamo in campo e quindi con quel modulo il mister insomma si è preferito, visto che loro comunque sono adatti anche a fare quello, per sfruttarli meglio e mettere anche più in difficoltà loro, abbiamo preferito metterci in quel modo. Immagino siate felici anche per il gol di Tunkarà, un ragazzo che non ha avuto un ambientamento immediato, diciamo, è facile ad Avellino, può essere insomma un gol che lo sblocchi un po'. Assolutamente sì, è un ragazzo che si sta allenando, sta cercando di prendere la migliore condizione, perché comunque anche lui nei mesi precedenti aveva giocato poco, quindi una volta arrivato qui ha fatto un po' più fatica inizialmente. E siamo convinti che da qui alla fine anche lui ci può dare una grossa mano, e lui, recuperando anche gli altri, cresce il livello, cresce la competizione e speriamo che tutti, come dire, che l'Avellino ne tragga beneficio. È riuscito a sentire mister Rastelli in questo posto gara? Non ancora. Grazie, okay. Grazie mille. Bene. Mister Dario Rossi, vice allenatore ovviamente dell'Avellino.